Oggi celebriamo il senso pieno dell'essere parco. Il parco è un attrattore culturale e come tale, essendo in un territorio, implicando territori più vasti, non può che guardare alle eccellenze che il territorio stesso contiene. E come, vivendo in Sicilia, non pensare, non parlare della nostra enogastronomia e quindi storia dell'arte, archeologia, e cibo sono un connubio inscindibile, così tanto caro agli dèi. In questo ultimo periodo il nostro assessorato, l'assessore in testa, il direttore hanno sostenuto e continuano a promuovere le politiche di relazione con il territorio. Quindi noi siamo finalmente un parco che apre le porte e apre le porte a tutti coloro che intuiscono il senso proprio dell'attrattore. Il carciofo, come tutti l'hanno definito, è una delle piante a maggiore valore salutistico che esiste, basso contenuto calorico, alta presenza polifenoli, antiossidanti, quindi tutta una serie di sostanze di altissimo valore salutistico e soprattutto una versatilità d'uso. Ma proprio questo lo rende idoneo anche ad una trasformazione industriale, in maniera tale che stanno partendo tutta una serie di progetti. Pensiamo sempre che oggi non siamo come 50 anni fa, dove c'era tutto il tempo di sbucciare i carciofi, magari se ce li troviamo pronti per poterli utilizzare, e quindi con la possibilità che su questo territorio non solo si insediano gli impianti agroindustriali, ma diano anche quel valore aggiunto rispetto a tutta una produzione che una parte viene destinata al fresco, ma una parte può destinare il grande spazio alla trasformazione. Cinara Festival si sta dimostrando all'altezza delle aspettative. Ieri un bagno di folla. Consideriamo che l'anno scorso abbiamo avuto per il 25 aprile più di 100.000 persone. Ieri, posso dire così, facendo una stima al ribasso, almeno c'erano il 50% in più di persone. Quindi l'obiettivo di arrivare a 200.000 persone in tutta questa kermesse del Cinara Festival, con la saga, con la 42esima saga del carciofo, che è la tradizione, quindi si unisce all'innovazione, posso dire che l'obiettivo lo stiamo raggiungendo pienamente.